Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo, Pokémon versione gialla. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo ad affrontare la zona Safari e la palestra di Koga qui a Fuxiapoli. Quindi, senza ulteriori indugi, direi di iniziare subito ad andare a esplorare questa cittadina, questa ridente cittadina. Allora, il guru pescatore dov'è? Questa è la casa del guardiano, quindi questa penso sia la casa del guru pescatore, giusto per prendere l'amo. Anche se non ci servirà, comunque vi faccio vedere dov'è. Qui potete prendere l'amo buono. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi della zona Safari di Koga come capopalestra, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati a rivivere le emozioni di Pokémon Giallo. Allora, proseguiamo da questa parte. Praticamente qui a Fuxiapoli non c'è nulla da fare, a parte appunto la zona Safari. Quello lì è un Voltorb, non è uno strumento. Quello è un Voltorb. A parte appunto la zona Safari e la palestra. Quindi noi andremo lì. Nel frattempo però andiamo prima a vendere anche. No, non voglio comprare, voglio venderti della Cianfrusaglia. Voglio vendere, ecco qua, l'MT20. Perfetto, che era Ira. E l'avevamo presa nello scorso episodio, ma Ira è una mossa che non insegneremo mai a nessuno perché è pessima. Quindi proseguiamo e addentriamoci nella zona Safari. Eccoci qui. Paghiamo l'obolo di entrata. Questi 500 Poké Dollari. Vedete, anche nel mondo dei Pokémon vige il capitalismo. Non puoi catturare certi Pokémon se non paghi. Infame. Vabbè, d'altronde le Pokéball costano soldi, quindi in generale non puoi catturare nulla se non paghi. Ora, cerchiamo di arrivare alla fine di questa zona Safari. Per poter ottenere sia i denti d'oro che la MN Surf. Ok, incontreremo dei Pokémon, ma non ci interesserà. Perché non ci interessa catturarli. Bellino lo spread di Execute nuovo. No, volevo fare fuga. Mannaggia me. Ok, fortunatamente non l'ho preso. E scappa pure. Va bene, addio. Ok, proseguiamo. Cerchiamo di arrivare direttamente alla fine, gli strumenti, se ne vediamo qualcuno durante la strada lo prendiamo, altrimenti sti cavoli. Ecco, tipo questo qui possiamo prenderlo tranquillamente, una ricarica totale, fa sempre comodo. E cerchiamo di arrivare il più in fretta possibile alla fine della zona Safari. Un Tauros è un Pokémon raro. Io direi che per Tauros una ball la butto, dato che tecnicamente anche Ash nell'anime ha catturato tipo una marea di Tauros. Ok, giustamente scappa. Catturare un Chansey nella zona Safari è tipo una cosa impossibile. Non so se siete mai riusciti a farlo. Io in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia alla fine l'avevo preso nella zona Safari Chansey. Allora, qua si deve andare in su. Nidoran, con questo colore viola sgargiante. Comunque vi dicevo, io in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia alla fine avevo preso un Chansey nella zona Safari, però è molto più facile catturarlo nella Grotta Celeste. Lì perlomeno puoi indebolirlo, puoi tirargli quante ball vuoi. Io ai Pokémon rari un tentativo ce lo faccio. Comunque Exciter, bellissimo sprite. I colori sono davvero belli. Non so se sia l'emulatore a rendere questi colori davvero luminosi e bellissimi, però sono davvero fighi i colori, poco da dire. Magari chi ci giocava. Oh, ma sto trovando solo Pokémon rari, ho trovato Tauros, Scyther e Kangaskhan uno dietro l'altro. Sono tutti e tre Pokémon rari della zona Safari. Io ve l'ho detto, contro i Pokémon rari le ball le tiro, perché è sempre bello catturare questi Pokémon. Ma tanto non li cattureremo mai. Servono 3 miliardi di tentativi per poterlo fare. Proseguiamo. MT40, vediamo di cosa si tratta. Andiamo a vedere. MT40 usa una cappucciata, no, abbastanza inutile come mossa, perché impiega 2 turni, quindi meh. Andiamo a prendere questa Pokéball, una proteina, questa invece la usiamo subito, che è molto buona. Aumenta l'attacco di chi la usa e quindi direi di darla a Snorlax. Ecco fatto. Proseguiamo. Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo alla zona Safari, eh. Altro Pokémon selvatico qui, volendo si può trovare Chansey, ed è un altro Kangaskhan. Ma hanno magari aumentato il rate di apparizione dei Pokémon rari? Perché, boh, sembra strano, davvero, su 5-6 encounter ne ho fatti 4 con Pokémon rari.
Niente male, non mi lamento, però. Ok, proseguiamo. E siamo arrivati tecnicamente alla fine della zona safari. Qui troviamo i denti d'oro. Poi andando da questa parte, la MT32. Abbiamo creata questa invece, cos'è? Poi al massimo le vendo entrambe. MT32 doppio T, ma anche questa è abbastanza inutile. Cioè, oddio, può essere utile in certe situazioni, specialmente contro leggendari, ma per il resto è abbastanza inutile. Ah, finalmente! Hai raggiunto la casa segreta per primo. Ormai pensavo che nessuno vincesse il nostro premio. Congratulazioni, hai vinto. MN03. Ok, ed è Surf. La MN03 è Surf, un Pokémon che potrà traghettare sull'acqua. Questa MN non si esaurisce, potrai usarla più volte. Hai molta fortuna, questo è un premio stupendo. È vero, perché adesso noi possiamo andare ad insegnarla immediatamente a Blastoise. Forse anche Snorlax, infatti anche Snorlax è capace di impararla. Però ovviamente non è molto abile nelle mosse speciali, quindi. E non sarebbe nemmeno stab. Togliamogli Pistolacqua, che ormai abbiamo Bollaragio, non serve più a nulla. E diamogli Surf. Perfetto. E così facendo possiamo anche depositare Surf. Poi possiamo uscire dalla zona Safari. No, aspetta. Non c'è modo di ritirarsi qua? Devo far per forza esaurire i passi? Vabbè, siamo arrivati alla fine, quindi i passi probabilmente sono quasi esauriti, quindi facciamo qualche passettino così in giro e vediamo di farli esaurire. Nel frattempo poi vi dirò che andremo a prendere la MN Forza nella casa del guardiano, ridandogli i suoi denti d'oro, la sua dentiera che ha perso qui nella zona Safari. E la forza la insegneremo forse a Snorlax, sapete? Al posto che Blastoise. Almeno Snorlax ha un altro bel attacco di tipo normale, stab da tirare, fortissimo. Forza però, passi, esauritevi. Sono stato talmente bravo ad arrivare qui senza sprecare i passi che adesso ne abbiamo una marea in più. Però mi sembrava ci si potesse ritirare, forse è una cosa che hanno messo solamente nei remake. Ok, annuncio, Din Don. Tempo scaduto, il tuo gioco Safari è finito. Perfetto. È stato un buon bottino, certamente, quello che volevamo prendere l'abbiamo preso. Siamo stati un po' scammati dai Pokémon rari come è normale che sia in questo gioco. E andiamo a questo punto, già che passiamo al Pokémon Market, a vendere queste due MT che abbiamo preso. Tanto è inutile portarsene in giro. Allora, MT40, vai, vendi. E MT 32. Perfetto. Altri 1500 pochi dollari che ci portiamo a casa. Poi si scende. No, non si scende perché lì bisogna usare taglio. Guarda, piuttosto che fare tutta la roba del taglio, preferisco fare il giro dell'oca qua. E ecco fatto. Andiamo poi a casa del guardiano, che è qui sotto. Uxapoli è davvero la città del fai tutto il giro altrimenti non va bene, eh? Per raggiungere qualsiasi cosa devi fare una marea di giri. Lascia il da denti d'oro al guardiano. Il guardiano si mette i denti. Grazie, nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo lavorare. Ti darò qualcosa per ricompensarti. Ed ecco la MN04. La MN04 insegna la forza. I tuoi Pokémon potranno muovere i massi fuori dalla rotta. Hai trovato la casa segreta in zona Safari? Se la trovi, vinci un MN. Penso sia la rara MN del Surf. Sì, l'abbiamo già trovata. E a questo punto, strumenti. Andiamo ad insegnare forza, anzi la forza, come ha detto il guardiano. Siamo diventati dei Jedi. A Snorlax. E ecco qua. E iniziamo a togliere il riposo, che non serve assolutamente a nulla. Perfetto. Per adesso non insegniamolo anche a Blastoise, magari a Blastoise potremo insegnare Geloraggio quando lo prenderemo. Allora, andiamo a usare la forza. Eccolo qui. E tiriamo via questo masso. Troviamo qui una caramella rara, sempre utile. Poi, dato che non abbiamo nemmeno combattuto, andiamo direttamente a fare la palestra. La palestra dovrebbe essere di qui, giusto? Eccola qua. Allora, palestra è tipo veleno, quindi vediamo un po' cosa si riesce a fare con i Pokémon che abbiamo, eh.
essere tipo veleno, che in realtà ha al suo interno parecchi allenatori che usano un po' come tipo psico, tipo ipno, cose di questo tipo. Snorlax ha un PS mancante per il fatto che le abbiamo dato forse PS su. No, non le abbiamo dato PS su, le abbiamo dato la proteina noi, perché ha un PS mancante, non si sa. Vabbè, allora. Contro di loro sicuramente non andremo di Venusaur. Potremmo andare di Snorlax. Potremmo far riprendere un po' di livellini a Snorlax. Questi hanno già abbastanza livelli. Direi Snorlax e Pikachu. Venusaur difficilmente potrà fare qualcosa in questa palestra. Vai, iniziamo a sfidare gli allenatori. Vi ricordate questa palestra ha appunto i muri invisibili? Beh, come vedete in Pokémon Giallo è abbastanza facile notare dove siano i muri invisibili. Ci sono letteralmente le linee spezzate. Ok. Giocoliere vuole lottare, come vi dicevo, loro hanno più che altro Pokémon di tipo psico, non si sa bene per quale motivo, anche se questa è una palestra tipo no, tipo veleno, scusatemi. Andiamo di forza e vediamo quanto danno fa forza rispetto a botte in testa. Quanto danno mi ha fatto confusione? Vabbè, anche di 7 livelli più avanti, c'è anche da dirlo. Poi andiamo di botte in testa. Psichico mi farà malissimo. Che mi ha shottato, Snorlax in due colpi. Azz, ragazzi, azz. Proviamo a mandare Pikachu. Anche se penso che con un psichico mi shotti. Andiamo di schianto. Brutto colpo questo, azz. Mi sa che siamo un po' underlivellati per questa palestra, che dite? Psichico quanto mi fa? Mi ha shottato anche Pikachu. Azz. Venusaur, vediamo. Foglia lama dovrebbe essere normalmente efficace contro lui, vero? Più che altro sappiamo che fa brutto colpo, quindi provo comunque. Brutto colpo, ok, infatti è normalmente efficace. Alla fine avrei detto che non avrei usato Venusaur, invece è quello che ho usato di più. Cosa straordinario. Ok, a questo punto ragazzi, torno a curare i Pokémon e taglio il video e ci rivediamo qui. E rieccoci qui, ho curato i miei Pokémon, proveremo ad usare ancora Snorlax, vediamo come va, Sono in questa palestra perché volevo diventare un ninja. Va bene? Caro ninja, e vediamo se lui effettivamente ha dei Pokémon. No, mi sa che anche lui ha dei Pokémon tipo psico. E infatti ha Drowsy. Però Drowsy dovremmo riuscire a batterlo con Snorlax, anche perché questa volta è al nostro stesso livello. Andiamo di forza. Ah, ok, ritira Drowsy per mandare un altro Drowsy. Intelligenza artificiale, tutto bene. Quasi one shottato. Vabbè, andiamo di fulmine a questo punto. Ma è tutto a posto? Intelligenza artificiale, tutto bene. Andiamo di fulmine, vediamo, li faremo pochissimo, giustamente. Poi andiamo di forza. Inibitore cosa ci toglie? Nulla, perfetto, ha fallito. Dai, forza Snorlax, inizia a prenderti un po' di punti esperienza e salire di livello, perché qua serve. Bravo. Livello 32, ottimo. Altro Drowsy, lasciamo Snorlax. Che è quello mezzo morto, sì, allora andiamo di fulmine. Ma che problemi ha, scusatemi? Ecco, saremmo dovuti andare di forza, perché avremmo shottato questo cadavere, sicuro. L'avremmo shottato con forza. Ok, perfetto, lui si è ripresa, quindi non ci attacca. Questo è l'allenatore più stupido che abbia mai visto. Cioè, più stupido ancora di quello che ha 6 Magikarp. Perché perlomeno lui sa di esserlo e sfrutta tutto il potenziale dei suoi Magikarp per poter fare qualcosa. Questo invece ha dei Pokémon relativamente buoni e non li usa. Andiamo ancora di forza. Ok, inibitore, fallisce. E forza lo distrugge. Perfetto. Vai, Drowsy di nuovo. E Bo proviamo a fare botte in testa per vedere quanto danno fa. Attenzione, cosa mi toglie? Fulmine, va benissimo. Volevo vedere quanto danno faceva botte in testa. Fa leggermente meno danno di forza. Forse forza qualche PP in più di. No, dai, non farmi tentennare però. Perché tu non hai tentennato io sì? Infame, eh? Ok. Abbiamo battuto questo allenatore solo grazie a Snorlax. Piano piano diventerà utile anche il buon Ciccio qui. Vai, studio le tecniche ninja con il maestro Koga. I ninja hanno da sempre usato gli animali. Ma quelli non erano i domatori. Allora, lui manda Arbok, che dovremmo essere un po' più avvantaggiati contro Pokémon fisici come Arbok. Andremo di forza di nuovo.
Ok, ci abbassa la difesa. Però noi forza li facciamo abbastanza male, credo. Appunto. Abbastanza male da poterlo bisciottare. Buono, buono, buono. Iniziamo a sfruttare la potenzialità di questo Snorlax. Sandslash. Lasciamo Snorlax. Vai, forza. Veleno spina. Fisico, quindi ci farà un po' male perché ci ha droppato la difesa. E ci avvelena subito più che altro. Infamella. Infamella. Ora che mi ricordo, devo andare a comprare anche degli antidoti. Perché li avevo finiti. E se giustamente uno dei miei Pokémon viene avvelenato, poi è un casino. Se non ce li ho. Botto in testa. Ah, mi diminuisce pure la precisione. Fortunatamente Snorlax gli dà una testata e via. Sale anche a livello 33, ottimo. E poi Arbok. A questo punto rimandiamo Pikachu. Anzi, no, no, sì, mandiamo Pikachu. Venusaur non può nulla contro Arbok. Pikachu invece direi che con Fulmine possa fare qualcosa, dai. Almeno un terzo di vita glielo togli, no? Buono, brutto colpo, buonissimo. Mi avvelena anche lui? No, fortunatamente no. Altro Fulmine. Così anche Pikachu si prende un po' di punti esperienza. Brutto colpo a caso, va bene. Perfetto, abbiamo battuto anche il domatore. L'ho adorato come dei lupi, come un lupo. A questo punto, ragazzi, torno ancora a curarmi Pokémon, taglio e vado a comprare anche degli antidoti. E rieccoci qui. Ho curato i Pokémon, ho comprato delle cure totali ed ora si scende attraverso i muri invisibili di questa palestra. Fermati lì, sei incappato nei nostri muri invisibili? No, sono abbastanza facili da individuare. Sono più difficili da individuare in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, in realtà, perché lì, oddio, lì comunque sono individuabili, c'è niente di particolarmente incredibile. Però lì perlomeno sono nascosti un pochettino meglio. Giusto un po'. Ok, Turbo Sabbia subito su Snorlax non mi piace, appunto. Cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo Venusaur contro Sandslash. Il nome che ha uno scioglilingua. Che okay, veleno spina, non penso ci possa avvelenare. Appunto, siamo tipo veleno anche noi. Foglia Lama. O meglio, siamo tipo veleno solo noi. Lui non è un tipo veleno. Andiamo di Foglia Lama che spero critti e quindi one shot di questo Sandslash, appunto. Buono, Snorlax riceve punti esperienza, così anche Venusaur, che sale a livello 33. Arbok, rimandiamo il nostro bello Snorlax. E andiamo di forza. Dovrei mettere come prima mossa forza. Così non sprecare tempo ogni volta a beccarla. Dato che la useremo sempre. Vai, mettiamola sopra. Tac. Forza. Ah, ci paralizza. Ok. Però colpiamo comunque, buono. Tra l'altro prendendo le cure totali, che qui le vendono, ho venduto anche le antiparalisi. Wow, mica male. Giustamente per non sprecare spazio nello zaino, ora però mi sarebbero servite. Andiamo a prendere la cura totale, già che ci siamo mettiamola in alto. Dato che è qualcosa che useremo spesso, col posto delle caramelle rare. E diamola a Snorlax. Perfetto, proseguiamo. Pikachu, non bloccarmi anche tu per favore, grazie. Andiamo a sfidare questo che è l'ultimo allenatore prima del maestro Koga, che discende da una grande famiglia di ninja. E tu, da dove discendi? Io non discendo, io salgo. Risalgo la mia. Il mio albero genealogico, a quanto pare. Manda Drowsy. Ok, a livello 34. Il nostro Snorlax ha fatto un paio di livellini mentre era in questa palestra. Quindi ora magari riesce a reggere un pochettino di più contro Drowsy. Certo, mettere come primo allenatore quel tipo con Ipno al 38 magari è stata un po' una scelta del cavolo, eh. Ok, altro Ipno, lasciamo Snorlax. Vai, forza. Inibitore, cosa ci toglie? Botta in testa, perfetto, almeno non perdiamo il turno. L'importante è che non ci tolga forza. Vai, altra forza. Confusione, dovremmo reggerla. Sperando che non ci confonda. Ok, perfetto. Abbiamo tirato giù anche Ipno. Snorlax inizia ad essere bello forte, eh. Sale anche a livello 34, ottimo. Abbiamo battuto il giocoliere. Che giustamente dice mi ha sconfitto, non potendo dire altrimenti. E andiamo a curare con una super pozione il nostro Snorlax.
andiamo quindi a provare a battere direttamente Koga. Ah, abbiamo anche un altro allenatore lì, aspettate, andiamo a prendere lui prima. È vero che c'è quell'allenatore lì, forse non l'ho battuto in Pokémon, nel mio Let's Play di Pokémon Blu. Forse di quell'allenatore me ne ho dimenticato, ero partito direttamente facendo il resto degli allenatori. Vediamo se batti le mie tecniche speciali, vediamo, vediamo. Andiamo a vedere. Allora, forza. Ok, l'usa botte in testa, dovremmo reggerlo tranquillamente, sì. Però tentenniamo. Snorlax è un po' lento, eh. Vai, forza. Dai, però di pochissimo non muore, sto stronzo. E continuiamo a tentennare. E giustamente lui usa solamente botte in testa. Ok, forse il Kadabra lo tiriamo giù anche solo con botte in testa, eh. Sì. Kadabra non ha difesa, ricordiamolo. Rosy, lasciamo tranquillamente Snorlax. E andiamo ancora di botte in testa. Fammi tentennare un'altra volta, mi raccomando. Ok, grazie. Perfetto. Mi ha ingannato? No, non ti ho detto nulla io. A questo punto andiamo a battere Koga. Tiriamoci una super pozione ancora su Snorlax. Che come vedete inizia ad essere molto tank, eh. E poi tra l'altro Koga non dovrebbe avere Hypno o Drowsy, dovrebbe avere solo Pokémon tipo Veleno. Il Veleno, ricordiamo, che è un tipo fisico in prima generazione, anzi prima e seconda generazione. Quindi ce la battiamo abbastanza bene con Koga. Un nanerottolo come te osa sfidarmi? Bene, ti insegnerò cos'è la paura. Sono un maestro ninja, proverai la disperazione delle tecniche del Veleno e del Sonno. Allora, veleno lo posso accettare, sonno no, per favore. Sonno no, basta con il sonno in questo playthrough. Per favore. A 44? Eh? Come scusa? Andiamo di forza. Ok, l'animazione di tossina è stupida. Perché dovrebbe avere quell'animazione tossina? Dettagli. Ok. Snorlax è stato iperavvelenato, quindi tiriamo un'altra forza su Venonat e poi diciamo che Snorlax ha fatto il suo dovere, eh. Ha battuto il primo Pokémon di Koga. Altro Venonat, sì, cambiamo Pokémon a questo punto. E mandiamo Pidgeot. Venonat al 46, giustamente alla squadra dell'anime. Non ha la squadra che aveva nei giochi ufficiali. Ok, ha provato a tossinarmi di nuovo. Il volo se lo prende in faccia, gli fa anche parecchio male. Altra tossina, va bene. Volo. Ah, qui ho dovuto usare attacco d'ala, effettivamente. E puoi guadagnare un turno. Perfetto, addio Venonat. Poi, altro Venonat, lasciamo tranquillamente Pidgeotto. Andiamo ancora di volo. Questa volta al 48. Inizia a essere un po' altini i livelli, a che dite? Beh, forse l'hanno fatto per equilibrare le statistiche, dato che si tratta di un Venonat e non di un Venomoth, per esempio. Ok, l'iperavvelenamento inizia a fare effetto e mi sa che qui Pidgeot ci saluta, eh. Non ha molta difesa speciale. Ah, invece no, dai, resiste. L'iperavvelenamento non dovrebbe uccidermi a questo punto, appunto. E quindi dovrebbe riuscire a tirare il volo anche su questo Venonat. Ed infine cambiamo Pokémon Venomoth, sì. Mandiamo Charizard, ovviamente. Ma sbaglio, Charizard non ha ancora imparato Lanciafiamme? Non ha ancora imparato Lanciafiamme, allora andiamo di Lacerazione, che farà sicuramente più male. Comunque bello lo spread di Venomoth, molto carino. Lacerazione ovviamente fa brutto colpo, quindi il male lo sente. Altra lacerazione. Non possiamo usare fossa perché mi sa che questo è forse coleottero volante. No, forse veleno coleottero. Quindi forse fossa si può usare. Però se è veleno coleottero, comunque fossa non dovrebbe fare super efficace. Perché terra non è molto efficace su coleottero, se non sbaglio, no? Ok, lui ha usato doppio team, evidentemente per provare a buttarci giù con l'iperavvelenamento, cosa che riuscirà a fare.
Ok, altro doppio team. No, se ora riusciamo ad attaccare, no. Buono, buonissimo Charizard che non fallisce. Tira brutti colpi a manetta. E battiamo Koga senza aver perso nemmeno un Pokémon. Hai provato quanto vali? Ti conferisco la medaglia Anima. Perfetto. Ora che hai la medaglia Anima, la difesa dei tuoi Pokémon aumenterà. Potrai anche usare Surf quando non stai lottando. Ah, prendi anche questo. Riceviamo la MT-06, che è Tossina. È una tecnica segreta che risale più di 400 anni fa. Perfetto, ora i miei Pokémon moriranno malissimo per l'iperavvelenamento. Ma d'altronde c'è poco da fare. Non metto a sprecare cure totali, tanto adesso abbiamo qui il centro Pokémon proprio di fianco. Ci andiamo e curiamo i Pokémon. Ecco qua. Pidgeot è esausto. E uno. Ci ha rippato. Tra l'altro mi sa che l'iperavvelenamento in realtà è semplicemente veleno una volta che siamo fuori dalla lotta. Quindi continuano a perdere un PS, non è che ne perdono esponenzialmente. Almeno credo. Perfetto, andiamo. E a questo punto andiamo a vedere qui sotto. Ok, cosa c'è? Prima di finire l'episodio. Iniziamo a battere questi tizi. Ordiniamo Pikachu, mettiamolo davanti insieme a Venusaur, altro percorso acquatico in cui Pikachu e Venusaur si faranno un bel po' di livellini prima di arrivare all'isola Cannella. Vai, battiamo questo nuotatore e poi andiamo in quella casetta lì sotto, è che nei giochi Pokémon normali sapete bene che non c'è quella casetta, è nuova. Quindi vediamo cosa c'è lì. Attenzione, è super efficace ma non viene shottato Tentacool, eh? Davvero infame. Perché giustamente ha delle statistiche speciali abbastanza alte. Shellder invece non dovrebbe avere statistiche speciali troppo alte. E un fulmine potrebbe shottarlo, dovrebbe avere la difesa un po' più alta lui. Appunto. Addio Shellder. E Pikachu si prende un po' di punti esperienza. Ora sì che mi sono riscaldato, ecco bravo, vai a buttarti in mare. Sfidiamo anche te? Aspetta, ti verrà un accidente. Ma stai calmo. Innanzitutto stai calmo. Ok, il nuotatore vuole adottare, ma nel campo Goldin. E andiamo di fulmine. Ecco qui, addio Goldin. È solamente Tentacool che dà problemi in realtà. Altri Pokémon di tipo acqua sono abbastanza facili da tirar giù. Orsi? Sì, cambiamo Pokémon a questo punto, ma andiamo Venusaur che deve farsi un livellino. E userà Foglia Lama. Tanto penso che one shotterà tutti i Pokémon di tipo acqua che troverà in questo percorso Venusaur. Anche perché Foglia Lama farà tipo sempre brutto colpo. Appunto. Pokémon di Stario. Lasciamo tranquillamente Venusaur. Brutto colpo, ovviamente. E abbattiamo anche questo allenatore. Oh, è fredda! Mi spiace. A questo punto possiamo entrare qui e vedere che c'è qui dentro. C'è un Pikachu, intanto. Pika pika. Poi non c'è nessun altro. C'è un coso qui. Vediamo. È una specie di macchina. Una specie di macchina. Parliamo quindi della persona che è qui dentro. Oggi in offerta panini caldi. Non ho capito. Ah, questa dovrebbe essere, se non sbaglio, la casa in cui si gioca a Surf Pikachu. Però forse dovremmo insegnare Surf a Pikachu. Non penso lo possa imparare, sinceramente. Beh, in ogni caso scrivetemi nei commenti se sapete appunto come si fa ad attivare quel minigioco. Oppure se magari prima, non so, bisogna battere la lega o bisogna fare qualcos'altro prima. Scrivetemelo pure nei commenti. Ecco fatto, noi invece andiamo a curare i Pokémon. Dopo questa prima battaglia, sì, è abbastanza inutile, abbiamo fatto due allenatori però. Almeno ce li siamo tolti di mezzo prima del prossimo episodio. Perché nel prossimo episodio andremo a fare tutti e due i percorsi acquatici, tirando via tutti quegli allenatori che ci sono
appunto tra noi ed Isola Cannella, passando sia da qui, quindi da Fuxiapoli fino all'Isola Cannella, sia da Biancavilla. Quindi ci facciamo quei due percorsoni qui acquatici, facciamo salire un botto di livello sia Venusaur che Pikachu, specialmente Venusaur in realtà, perché poi difficilmente lo useremo all'Isola Cannella Venusaur, dato che ci sono solamente Pokémon di tipo fuoco e veleno. Detto ciò, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!